Casciano, una persona squisita, un uomo di fede e di sport, italiano papuano. So che c'è per in rappresentanza della famiglia, c'è la figlia Ilaria. Buonasera Ilaria, benvenuta. Io volevo ricordare, mettiamoci qua così poi Romolo non ci richiama per la ripresa. Volevo ricordare a tutti gli amici che sono qua questa sera e spero anche per quelli che potranno ricordarlo in futuro, la figura di Emiliano Capuano, un ragazzo di Sparanise che ha investito tanto nella sua formazione, che si è letteralmente inventato un lavoro, lo ha fatto nel migliore dei modi possibili, prima a Sparanise, poi è andato a Brescia, nel Nord Italia, si è confrontato, ha fatto tesoro, ha fatto esperienza, poi è tornato qui e ha investito Sparanise, ha investito in un prodotto. Io dicevo lì, per fare i dolci ci vuole qualcosa in più del lavoro normale, bisogna avere amore. E Vitaliano, io ho avuto il piacere, l'onore di conoscerlo e di aver assaggiato tante preoccupatezze che lui ha fatto. È stato veramente una persona che ha dato tanto in termini umani all'attività che ha svolto. Aveva anche la grande passione per il calcio ed era giusto, lui era, oltre ad aver fatto per tanti anni il portiere di calcio, amava allenare i ragazzini, lui allenava i portieri. Ed è un peccato che delle persone ci abbiano lasciato in maniera così prematura, perché posso solo immaginare quanto altro bene avrebbero fatto a questa comunità. Il Italiano è uno di quelli che non si è mai sprecato. So che mamma è particolarmente presa in questo periodo, però ci teneva affinché tu portassi un saluto e ricordassi il tuo papà. Innanzitutto voglio ringraziare l'amministrazione, il sindaco Porto Martiglio, voglio ringraziare te per questo riconoscimento che avete dovuto fare a papà, anche a nome appunto di mamma, di mia sorella e di mio fratello. E ci porta il tuo sorriso, grazie. Volevo chiamare il mio padre Salvatore Martiglio, che era un mi ricordo all'epoca ci incontravamo spessissimo in pasticceria a comprare i dolci, ed è importante ricordare questo esempio, perché i ragazzi devono avere delle basi sulle quali poter lavorare. Premio alla memoria di Italiano Capuano, premio il sindaco di Sparanese Salvatore Martiello, riceve il premio alla famiglia di Italiano. Grazie, è stato veramente un piacere avervi in questa serata qua a Sparanese. Grazie.